Fra l'emozione e l'imbarazzo degli studenti, l'incontro è iniziato così. Sciolti gli indugi, è poi finito così. Pensi basteranno a ricoprirti di bugie come se... Per una mattina, i giovanissimi musicisti dei Negramaro si sono svelati agli studenti delle scuole superiori della provincia fiorentina. Per il pubblico giovane, il gruppo ha bisogno di poche presentazioni. È una delle realtà musicali più importanti del panorama italiano. Nel 2005 hanno debuttato al Festival di Sanremo, vincendo il premio della critica e TV alla 55esima edizione del Festival. Emozionati per la presenza dei loro beniamini, catturati dai loro racconti condotti da Red Ronnie tra i segreti delle note e delle parole, per i giovani studenti quella che si è tenuta alla sala Est-Ovest di Palazzo Medici Riccardi a Firenze è stata una lezione che difficilmente dimenticheranno. Sì, è stato interessante perché... ma anche incontrare Negramaro dal vivo... Come sempre con i ragazzi torniamo di qualche mese, perché siamo piccoli noi, no? Torniamo di qualche decennio indietro anche noi con loro, e comunque sono fantastici, perché stare con loro è rigenerante in qualche maniera, perché comunque c'è un confronto diretto e immediato senza mezzi termini e senza veli, e senza peli sulla lingua, perché la bellezza dei ragazzi è questa, non abbiamo peli sulla lingua, e questo è stato gratificante. Come è cambiata la vostra vita dall'inizio della vostra carriera ad adesso? Sicuramente le dimensioni di quello che facevamo qualche anno fa, nel senso, se prima suonavamo davanti a 20, 30, 200 persone, adesso suoniamo di fronte a palazzetti di tutta Italia sold out, o comunque abbiamo avuto esperienze incredibili come il Live Aid dove c'è 1 milione di persone, le dimensioni di tutto, a parte il background culturale, cioè quello che si accresce e che poi diventa background culturale, penso che sia una cosa fisiologica che capita a tutti con qualsiasi altra esperienza di vita. Cioè. L'iniziativa si inserisce nel progetto La Storia della Musica, organizzato dalla provincia in collaborazione con Red Ronnie. Iniziativa che vuole approfondire la conoscenza della storia della musica. E allora, quale migliore occasione che studiarla attraverso le esperienze degli artisti contemporanei? La storia della musica è incredibile perché è fatta non soltanto di note, ma è fatta di storie. Ascoltare le storie di quelli che sono stati i musicisti più grandi, ad esempio io mi sono innamorato, ho cominciato ad ascoltare Mozart dopo che vidi il film Amadeus, perché non credevo che Mozart fosse stato un punk, in quell'era non era punk, io impazzito per il punk, fosse stato un punk, in realtà Mozart era un punk. E quindi la storia della musica è importantissima perché, ripeto, non sono soltanto note. In realtà la storia della musica è ben altra, è una storia fatta da artisti, come la storia dell'arte. E quindi inevitabilmente è importantissimo che chi fa musica parli, racconti. Ma soprattutto non c'è solo questo. Fare musica è una disciplina, e soprattutto la musica è il mezzo di comunicazione più importante che c'è al mondo. I popoli non comunicano attraverso le lingue, sono tutte diverse, non comunicano attraverso le religioni, mai come oggi lo vediamo, comunicano attraverso la musica. La musica è il tappeto di tutte le emozioni. Se tu hai una storia d'amore, quando finisce questa storia d'amore dopo anni, tu rivedi i luoghi dove l'hai vissuta, non sono più gli stessi, sono molto più tristi. Ma se tu riascolti una canzone che ascoltavate insieme o mentre facevate l'amore, quella canzone ti riporta immediatamente il sapore, gli odori, tutto, la magia di quei momenti, perché la musica è magica. Il progetto La Storia della Musica è inserito nell'offerta formativa Costruttori di Cittadinanza. Offerta formativa che la provincia propone ai 32.000 studenti di più di 40 scuole superiori del territorio.